È un nostro carissimo fratello, più che amico. La sua famiglia è stata mentore della nostra scuola. Lui fa parte di una delle più antiche famiglie di Ashtavaidyan, cioè di medici ayurvedici, non solo del Kerala ma di tutta l'India, tanto che suo padre è stato consigliere diretto del governo indiano proprio per tutti gli affari che concernono l'Ayurveda. E la famiglia del dottor Nambi ha una documentazione scritta per gli ultimi 1300 anni di una ininterrotta linea di tradizione medica e una tradizione orale che oltre i 1300 anni va intorno al V secolo a.C. Quindi siamo davanti a una persona che rappresenta una parte di archeologia vivente per quello che riguarda non solo l'Ayurveda ma proprio la scienza medica dell'umanità. Nel corso di questi anni, ormai sono quasi 8 anni che collaboriamo con loro, il dottor Nambi è venuto tutti gli anni in Italia, siamo andati noi in India e abbiamo fatto questo percorso insieme, siamo cresciuti insieme dal punto di vista di esperienza e didattico con questa scuola, con Ayurvedic Point e anche con l'esperienza didattica in India. Quest'anno, tra l'altro, ve lo annuncio, ci sarà un grosso cambiamento perché loro hanno inaugurato il nuovo ospedale, che è un ospedale molto grosso, e finalmente potremo avere la pratica clinica più diretta con i pazienti di quella che abbiamo avuto negli anni passati. It is a great pleasure for me every time to come over here and speak to you. È sempre un grande piacere per me venire qua tutte le volte. This time I am much more happy because we are in a new place. Dice, questa volta sono ancora più felice perché siamo in questo posto nuovo, A wonderful place. posto meraviglioso. And this is my first lesson over this place. E questa è la prima lezione che io ho in questo posto. So it is like a newborn baby. È come fosse appunto un neonato. So I'm also speaking something about the newborn. E dice, quindi ora parla qualcosa dei neonati in un posto neonato. So there is some coincidence happens always. Ci sono sempre queste coincidenze che succedono. 2 days back when I traveled to Brescia, 2 giorni fa, quando sono andato a Brescia, Antonio told me I have to speak on sound. Antonio mi ha detto che dobbiamo fare una conferenza sul suono. Dice, dovevo parlare sul suono. The moment I arrived there in the car, I started hearing the sound of peacock everywhere. Dice, quando sono arrivato nella macchina, dice, ho cominciato a sentire il suono dei pavoni. Full of peacock sound in the whole place. Dice, appunto, siamo arrivati in questo posto che era pieno di suono dei pavoni. So, in the life we will feel a lot of coincidence. I'm speaking a subject and this place is like a newborn. Dice, ci sono sempre un sacco di coincidenze, devo parlare di questo soggetto sulla nascita e questo posto è neonato. And very surprisingly we have people. E molto sorprendentemente abbiamo anche delle persone che appunto rappresentano questo concetto. So I believe that we have a youngest student of Ayurveda Dice, quindi penso che in questo inside. momento abbiamo il più giovane studente di Ayurveda presente. Youngest student of Ayurveda, person hearing Ayurveda. Il più giovane studente di Ayurveda che presenta l'Ayurveda. So, today I'm going to speak about the conception, pregnancy and delivery in Ayurveda. Quindi oggi parlo della concezione, la gravidanza e il parto in Ayurveda, Which is very much important in today's life. che è molto importante nella vita d'oggigiorno. Because in the development of the science, we achieved a lot of things. Perché nello sviluppo della scienza abbiamo raggiunto molte cose. We are like this. Dice, dove siamo così? We have been by science and technology we have received a lot of things in this world. Dice, dalla scienza e dalla tecnologia abbiamo ricevuto un sacco di cose in questo mondo. We have TVs, computers, mobiles Abbiamo and televisione, everything. computer, cellulare, tutto. And all these technologies contributed a lot to the science
in general as well as medical science in particular. Dice, quindi tutte queste cose hanno contribuito alle scienze in generale e alle scienze mediche in particolare. But does that improve our quality of life? Ma questo ha aumentato la nostra qualità di vita? Does we able to achieve something better in our personal life? Abbiamo avuto qualche, siamo riusciti a raggiungere qualche cosa di meglio nella nostra vita personale? Probably we are not. Probabilmente no. Because the science which able to contribute a lot, especially the medical science, it could able to solve many of the hardware problems, but not the software issues. Dice, perché la, soprattutto la scienza medica, dice, con tutto questo progresso può aver può essere riuscita a risolvere un sacco di problemi di hardware, cioè del nostro funzionamento meccanico, ma veramente di pochi problemi di software, cioè del nostro funzionamento fisio-psicologico. From an accident to heart attack, the science could able to change everything to repair of the whole mechanism of the whole body, but they are not able to change the situations of the whole software at all. Dice, quindi la scienza medica può essere capace dall'incidente all'attacco di cuore di cambiare pezzi, di aggiungerne altri, di sistemare, riattaccare situazioni che si sono rotte, però il problema del software, cioè il problema di quello che anima tutto questo meccanismo, ancora non è assolutamente non solo risolto ma neanche affrontato. We are hearing every day new curatives, new technologies in the curative methodologies and correction methodologies. Dice, tutti i giorni sentiamo nuovi sistemi di cura, nuovi sistemi curativi e di correzione. But are we really hearing something to prevent in our life this type of problem? Ma sentiamo mai qualche cosa che ci aiuti a prevenire veramente l'accadimento di queste cose nella nostra vita? Prevenire, non perché qui c'è un piccolo problema, perché noi di questi tempi, quando si parla di prevenzione nella medicina moderna, si parla in realtà di diagnosi anticipata, che non è la prevenzione. Prevenzione è proprio predizione. So, but Hippocrates believed that the doctor, a physician, could advise the patient and not write the prescription. Ippocrate credeva che un medico in realtà appunto potesse consigliare il paziente anche senza scrivere la prescrizione. And nowadays a doctor will write lot of prescriptions with less speech. E quello che succede al giorno d'oggi è esattamente il contrario. Il medico scrive un sacco di prescrizioni, però parla poco, dà pochi consigli. And nowadays patient also will come with the diagnosis. E molte volte sono i pazienti stessi che arrivano dal dottore con una diagnosi. Just like this. Come questa è stupenda. Dice, ho già avuto una diagnosi da homedoc.com. Dice, ma dice, ho pensato, dice, che probabilmente ho bisogno di una seconda opinione. Homedoc vuol dire, in slang, vuol dire il dottore di casa. .com. So probably the doctor will say in this way, nowadays. Dice, probabilmente i dottori dicono in questo modo. Dice, I'd say dice, io direi che è un problema della tua cistifellea. Dice, se però vuoi una seconda opinione ti posso dire che è un problema di reni. These things happen. Non si nega nessuno. La diagnosi non si nega nessuno. Because now, instead of the confusion of the patient, doctor has more confusion. Dice, perché ora più che la confusione del paziente sono i medici ad avere ancora più confusione. And what happens that doctor will go the same thing? Doctor will do the same thing. E dice, cosa succede? Dice, more and more patients are going to the informatic advisor. Dice, sempre più pazienti vanno sull'internet per un consiglio medico. Dice, per continuare a sopravvivere e a tenere viva la mia pratica medica, dice, ho cambiato il mio nome in dottor Google. So, it's like a vicious circle. E dice, quindi è come una specie di circolo vizioso. Patient will take opinion from the doctor, doctor will take opinion from the internet, and this will go to patient. Dice, perché i pazienti prendono l'opinione da internet, i medici lo stesso da internet, poi dopo ritornano al paziente, dice, un circolo vizioso.